Molto è stato fatto, ma tanto rimane ancora da fare. Pellestrina ricorda in queste ore l'anniversario del 12 novembre 2019, una notte drammatica con l'acqua in casa che l'isola e nessuno potrà mai dimenticare. Verrà ricordato sabato Giannino Scarpa, morto folgorato mentre cercava di mettere in sicurezza la sua casa dall'alta marea. Sono già passati 3 anni da quel terribile 12 novembre 2019, quando l'alluvione con forti venti colpì Venezia, centro storico e tutte le sue isole. È stato fatto molto in questi anni, sia in centro storico con il ripristino e la messa in sicurezza delle rive. Il delegato del sindaco Alessandro Scarpa Marta ricorda i lavori fatti. E a Pellestrina è stato fatto il rifacimento del muretto lato laguna, che era stato spazzato via dal forte vento, e i lavori delle pompe idrauliche. È stato messo in sicurezza anche le pompe idrauliche, che adesso funzionano, fortunatamente funzionano, e l'innalzamento anche delle centraline elettriche. Ma non basta. È importante però continuare appunto a chiedere al governo i fondi, in questo caso bisogna continuare con il muretto anche a San Pietro in Volta, quindi lato laguna, e la parte mare, cioè la parte dove c'è il mare Adriatico che batte forte col vento di Scirocco, bisogna continuare con il rifacimento della diga sottovolta, dove già sono stati stanziati 4 milioni di euro, però attenzione, non bastano.